per telegiornale. Servizio di informazione all'utenza. Devono farli entrare posteriormente, dice c'è la radiologia, benissimo, fate l'ascensore che c'è in fondo. E... all'interno non c'è nulla. Che cosa? Perché c'è stato di questo? Sono io. Perché non vediate lì? Non ci fanno entrare. Eh? Non ci fanno entrare. Sì, però il problema di Scilla me l'ha posto anche Franco Romeo, mio amico, che lui è il consulente della regione Calabria. Volevano farlo. Come ha fatto il tampone? Sì, ho fatto il tampone perché siccome io sono un medico di questo ospedale, sono stato chiamato dal responsabile sanitario per fare un tampone in quanto ho visitato una persona positiva 6 giorni fa. È rimasto quindi, non ho nessun sintomo, sono passati 6 giorni e per cui a scopo precauzionale ho fatto il tampone. Ecco, da oggi parte qui a Scilla questo servizio, vero? No, è partito da qualche settimana e c'è stata una discreta affluenza di persone dell'utenza che ha avuto notizie e quindi si è presentata correttamente a fare questo drive-in. Quindi ritengo che questo sia un servizio molto utile alla collettività, quindi dovrebbe essere diffuso perché tutta la popolazione dovrebbe fare un tampone per individuare i cosiddetti asintomatici, che sono quelli che poi vanno in giro senza saperlo e possono far camminare il virus. Quindi è un invito che facciamo alle persone di venire a fare il tampone? Sicuramente sì, soprattutto quando in questo momento che il virus sta circolando in maniera molto diffusa nella popolazione, basta vedere i dati che ci sono sul Reggio, sui paesi vicini, in Bagnara ci sono credo 500 persone addirittura isolate a casa, quindi in questo momento è un momento molto delicato. Rispetto al lockdown iniziale c'è meno, diciamo, casi che vanno a finire in terapia intensiva, però la popolazione che attualmente che è risultata positiva è molto più ampia e più vasta rispetto a quella dell'epoca precedente. Ecco, lei è d'accordo gli ospedali di campo quando qua abbiamo strutture che potrebbero sostituire l'ospedale da campo? Sicuramente è mancata una organizzazione al riguardo. Gli ospedali in Calabria, ci sono 18 ospedali che sono stati chiusi senza un criterio, secondo me è stato scriteriato quel criterio, mi scusi il bisticcio di parole, per chiudere senza aver mai aperto un ospedale cosiddetto unico della Piana. Allora quando si fanno queste scelte politiche, sono delle scelte politiche che veramente portano al dissesto dei servizi. Qui oggi è in discussione l'articolo 32 della Costituzione, cioè il diritto alla salute del cittadino, che è un diritto inalienabile ed universale. Purtroppo la cosa che bisogna anche sottolineare è che quando la Presidente Santelli il 27 di aprile aveva aperto le attività ambulatoriali delle strutture private accreditate, si è forse dimenticato di aprire anche quelle pubbliche. Per quale motivo non hanno aperto i collaboratori della sanità pubblica che non sono, che rappresenta proprio l'essenza dell'articolo 32 della Costituzione? Noi siamo fermi e visitiamo soltanto in urgenza, entro le 72 ore, praticamente dal mese di marzo del 2020, mentre tutte le strutture private accreditate lavorano indisturbatamente dal 27 di aprile.
questo è un messaggio che deve arrivare a chi deve decidere, perché invece di far arrivare in urgenza le persone, quindi uno non sa se te ne arriva uno, zero o cento in una giornata in una struttura come questa, invece dovrebbero aprire le prenotazioni e gestirle, perché la prenotazione dà la possibilità di poter controllare i flussi, i nomi delle persone che arrivano, numero di telefono, dare degli spazi al personale infermieristico, anche di sanificare gli ambienti, al medico che visita, di lavorare in tranquillità e in sicurezza. Tutto questo è venuto meno e poi 18 ospedali chiusi e si fanno 4 ospedali da campo. Questo certo che è una struttura che c'erano reparti di degenza con bocchettoni d'ossigeno, sale operatorie, adesso hanno smantellato tutto. Dove vanno a finire questi pazienti? Hanno messo 40 posti letto lì a Gioia Tauro e hanno chiuso l'ospedale, solo Covid, quando avrebbero potuto anche mantenere dei servizi essenziali di assistenza in strutture proprio accanto all'ospedale. Quindi ci vuole qualcuno che ragioni, che abbia la capacità di poter gestire e organizzare i servizi sanitari e non semplicemente sulla base dell'emergenza che non ci porta da nessuna parte. Dottor? Io sono dottor Vincenzo Montemuro, cardiologo, va bene? Svolgo la mia attività da quasi 40 anni in questo territorio e quindi ci sono persone che non possono venire, i cardiopatici scompensati, i neoplastici, chi deve fare un attacco, una risonanza, per non dire anche una popolazione che non ha nessuna urgenza ma se non di ordine amministrativo. Pensi ai marittimi che devono prendere un posto di lavoro e vengono chiamati per imbarcare, hanno necessità di una visita cardiologica, un elettrocardiogramma, e io cosa faccio? Gli posso negare una visita a un soggetto, un padre di famiglia che deve prendere un posto di lavoro? Come posso io non svolgere questa attività? Ritengo che chi è preposto a certe funzioni debba porsi queste problematiche.